perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi andrò a parlare di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ovviamente senza spoiler per oggi. Quest'oggi volevo proprio fare una recensione riguardo a questi due giochi che ho finito poco tempo fa e che ho intenzione, diciamo, di criticare o comunque di esprimere alcune mie opinioni riguardo ad essi. Iniziamo col dire che questi due giochi non sono i giochi che ci aspettavamo. Sono dei giochi molto più simili a Pokémon Smeraldo o Pokémon Platino rispetto a un Pokémon Nero 2 Bianco 2. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono due giochi che fino a un certo punto della trama, molto avanzato, la trama stessa rimane praticamente uguale e segue lo stesso filone dei precedenti titoli. Quindi la trama di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna ci lascia costantemente con quel déjà vu che ci fa ricordare sempre Pokémon Sole e Pokémon Luna, che è una certa e addirittura quasi snervante da un certo punto di vista. Nonostante comunque ci siano dei piccoli cambiamenti all'interno della trama, vuoi il dominante diverso, vuoi il dialogo diverso, vuoi qualsiasi altra cosa, la trama prima di un certo punto, che ovviamente non vi spoilerò, è piatta e lineare esattamente come in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ma di base ragazzi, questa cosa qua ce la si poteva anche aspettare, del resto sono un terzo titolo diviso in due, in una storia ambientata in una dimensione diversa di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Certo, potevano fare di meglio, però non gli si può rimproverare più di tanto. Ad esempio, personalmente una cosa che non mi è piaciuta per nulla è stata non è tanto la piattezza dei personaggi, quanto il fatto che da Pokémon Sole e Pokémon Luna siano cambiati praticamente zero. Alcuni personaggi in particolare mi hanno davvero 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 deluso. Ora non vi dico quali sono, perché ovviamente poi sarebbe in un certo senso spoiler, però molti personaggi di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna speravo fossero diversi e invece sono i soliti coglioni, sono il solito personaggio brutto, sono il solito personaggio che mi auspicavo cambiasse, che avesse magari più una caratterizzazione o comunque una caratterizzazione diversa in modo tale da non darmi sempre quella sensazione maledetta di déjà vu, e invece l'abbiamo preso nel culo. Ma a parte questo fattore negativo dei personaggi che non cambiano sostanzialmente e della trama déjà vu, ci sono alcuni cambiamenti e alcune cose davvero degne di nota. Innanzitutto ragazzi, i minigiochi. I minigiochi comunque, nonostante siano una sorta di roba per far dire ehi guarda è diverso questo gioco, sono belli, va detto. Il codo, ora non mi ricordo, l'ultrapassaggio per andare da una dimensione all'altra e catturare i leggendari, per quanto io faccia schifo, è una cazzo di fottuta droga. Mi drogo di quel coso lì. Non solo di quello, ma mi drogo anche di qualcosa. È bellissimo. È bellissimo e mi diverto un casino. Come Surf Mantine, anche se non l'ho cagato più di tanto, però è un'ottima idea secondo me. E ha anche un particolare easter egg che poi scoprirete più avanti. Sono state inserite anche nuove aree, la Valle dei Pikachu, un botto di altri posti carini, comunque con delle cose interessanti, degli eventi particolari, tutte cose abbastanza carine che però ovviamente non vanno a influire sulla trama, che rimane comunque stantia e ferma ai precedenti titoli. Cosa ovviamente molto rilevante e che alla fin fine mi ha fatto piacere è stato quel leggero cambio che ha avuto il giro delle isole. Difatti quasi ogni prova presenta dei cambiamenti all'interno della prova stessa, quindi non sto parlando del cambio del dominante in alcuni casi, ma sto parlando proprio della prova che è diversa. Alcune prove presentano veramente una ristrutturazione totale e in particolare anche alcune scene molto carine che secondo me meritano davvero tantissimo. Altre prove invece sono veramente tirate, nel senso che il cambiamento è messo lì giusto per far vedere ehi sono cambiata, invece non è cambiata, è uguale, solo che c'è un evento del cazzo in mezzo. Ovviamente non vi dico quali prove sono, lo scoprirete da soli. Ah, se fate spoiler nei commenti vi banno. Non so chiudere l'altro occhio, mi piacerebbe farlo. Un altro piccolo neo però che vorrei mettere in evidenza e che ho già messo in evidenza in un video scorso sono i bug. Ora, che la mia versione fosse strabuggata l'avete visto nel video che vedete anche nelle schede nel caso ve lo foste perso, ma in generale ho visto anche in giro su internet un sacco di persone che hanno rilevato dei crash, dei problemi di livello, puttanate varie, Junichi Masuda che salta a caso all'interno della ROM, insomma un po' di casini che secondo me sono frutto di una lavorazione quasi frettolosa, in quanto il gioco è uscito esattamente un anno dopo Pokémon Sole e Pokémon Luna, e quindi, almeno questo secondo me è una mia idea, potrebbero aver
finito il gioco magari in maniera frettolosa senza controllare più di tanto alcuni bug. E questa cosa sinceramente non mi è piaciuta molto, perché preferirei un lavoro un pochino più curato, senza incredibili errori, che poi fosse uno e invece no, non è uno. Come sei visto, la mia versione è impazzita, ma anche altre versioni non scherzavano. Gente che si beccava crash, gente che andava all'albero lotto e si trovava Pokémon a un livello che non doveva esserci. Transizioni che rimangono nere per 55 anni luce, come il mio massimo punteggio nel Ultravarco. E insomma, quant'altro. Quindi un gioco che secondo me poteva essere curato un pochino meglio dal punto di vista di script, di bug e di cazzatine varie. Inoltre ragazzi, un'altra cosa che purtroppo non è stata migliorata rispetto a Pokémon Sole e Pokémon Luna, e che sinceramente ho paura di portarmi appresso fino alla fine dei miei giorni, sono le cutscene. Le cutscene. Ora, ce ne sono alcune bellissime di cutscene, alcune cutscene sono bellissime, ci sono alcune scene veramente fantastiche che quasi commuovono, però tu non puoi farmi una scena in cui sto andando all'isola e c'è Au sulla barca che mi dice che vuole una malasada. No! Cioè, le cutscene hanno un grandissimo potenziale, hanno un potenziale fantastico, e tra l'altro secondo me, se messe bene, sono fantastiche per intervallare i momenti di gioco. Ma Cristo, falle decentemente, fai delle belle cutscene. Perché mi devi far vedere Au che vuole una malasada? Ma non lo so, siamo sulla barca, perché non metti un cazzo di easter egg? Perché non metti qualcosa di figo? Perché devo vedere Au che vuole una malasada? E questa cutscene dura un minuto. È un minuto di agonia, un minuto di morte, un minuto di sofferenza. Io non capisco queste cose. Cioè, alcune cutscene veramente sono belle, perché poi dovete fare altre cutscene brutte? Io speravo che le cambiassero alcune cose da Pokémon Sole e Pokémon Luna. Invece nulla, le cutscene sono rimaste uguali e fanno schifo al cazzo! Ovviamente poi, come già detto, il gioco cambia radicalmente nel post-lega, che finalmente è un post-lega degno di nota e non una caccia all'ultra creatura minchia. C'è il minigioco bello dell'ultravarco, c'è la quest del Rainbow Rocket, che è molto 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 interessante, quasi un episodio Delta di settima generazione, quindi assolutamente degno come dopo-lega. Probabilmente uno dei migliori da Pokémon Nero 2 e Bianco 2, anzi oserei dire assolutamente il migliore, perché in Pokémon X e Y c'era una città. In Pokémon Horas c'era l'episodio Delta e poi volavi con Latios. In Sole e Luna c'era... Non c'era. Invece i Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna si sono degnati di fare una sorta di dopolega fatto bene. Fatto bene. Infine l'introduzione, secondo me, di personaggi come ad esempio l'Ultra Pattuglia è molto molto carina, e di fatti ci tenevo anche a dire che la trama ha un risvolto molto ma molto interessante, sul quale vorrei fare un approfondimento in futuro. È un risvolto molto molto interessante semplicemente perché è totalmente diverso dai finali che abbiamo visto di solito. E non intendo diverso nel senso che wow c'è quella cosa lì, no, è proprio concettualmente diverso. Ha un concetto diverso ed è in un certo senso un finale frettoloso proprio per questo. Però l'ho apprezzato davvero tanto in un certo senso, perché in realtà avrei preferito un finale diverso. Però il fatto che sia diverso dagli altri finali mi ha fatto dire: però il lato positivo c'è. Poi non mi è piaciuto moltissimo, però vediamo i lati positivi di sto gioco. E quindi il lato positivo secondo me è il finale, che comunque non è niente male, è un bellissimo plot twist, è pieno zeppo di plot twist, e mi è piaciuto davvero 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 tantissimo, nonostante le mie teorie fossero altre. Detto tutto ciò ragazzi, sono dei bei giochi? Sì, sono dei bei giochi, sono forse tra i migliori oserei dire, io li porrei quasi a livello di Pokémon Platino per quanto mi riguarda. Sono comunque degli ottimi giochi che se non avete giocato vi consiglio vivamente di giocare. Se invece avete giocato a Pokémon Sole e Pokémon Luna vi consiglio comunque di giocarli, ma occhio che comunque avrete sempre questa piccola sensazione di: ehi, questo l'ho già fatto, ehi ma questo c'era già, ehi ma sono un coglione. Non sono sicuramente a livello di giochi come ad esempio Nero 2 e Bianco 2, perché non è un sequel e quindi non è, diciamo, così diverso rispetto ai precedenti titoli.
È un gioco molto 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 bello che ha delle bellissime innovazioni, a parte vabbè le varie mosse Z, che secondo me potrebbe davvero dare tanto e che secondo me chiude davvero bene un ciclo, diciamo, di il ciclo del 3DS, ecco, secondo me lo chiude abbastanza bene. Ripeto, non è forse il capolavoro videoludico per eccellenza, però è un gioco che merita di essere giocato. Sicuramente in questo momento rispenderei i miei 45 euro per questo titolo, perché comunque è un gioco che mi ha intrattenuto, che mi ha divertito, che ho finito in una settimana. Pensate che Pokémon Sole e Luna ci ha messo, Cristo Dio, tre mesi per finire un gioco. Non ce li mettevo dai tempi di... Non ho mai finito un gioco in 3 mesi. E quindi nulla, se non avete ancora giocato a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, vi consiglio l'acquisto di questi giochi, perché secondo me sono tra i migliori dell'intera saga Pokémon. O meglio, sicuramente sono nella mia top 5, ora devo rivalutarla un attimo per rimettere a posto un po' le cose, però sono dei giochi davvero validi. Detto ciò, fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, che cosa ne avete pensato di questi titoli, senza fare spoiler, se no vi banno con cattiveria. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti. Passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale, per contenuti extra ogni giorno, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, visto che c'è gente che si lamenta, che gesticolo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao.